Quindi, ecco, figurarsi se non mi mordevano le zanzare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti oppure bentornati sul mio canale. Io sono Isa e oggi sono qui per mostrarvi la mia skincare routine estiva, perché se non ve ne foste accorti, dato che ci sono 40 gradi all'ombra, è ufficialmente iniziata l'estate. Perderci in chiacchiere, visto che a quanto pare il mio condizionatore ha deciso che non ha voglia di condizionare e queste luci fanno veramente molto caldo. Io sto sudando e credo di starvi trasmettendo il mio caldo, quindi stringiamo la cosa. Partiamo dalla mia skincare mattutina, che ovviamente, data la temperatura, tende ad essere più leggera rispetto alla skincare che utilizzo di solito in inverno. Io ho una pelle secca, ma che durante l'estate, con questa meravigliosa umidità della pianura padana, diventa mista, normale, normale mista, diciamo così. Diciamo che ho delle zone più secche e delle zone invece quasi normali, dico quasi normali perché sono comunque secche che si spelano, ma sono un po' più unte, tipo il naso e la fronte, rispetto alle mie guance. Ma arriviamo al dunque. Dopo aver fatto la mia detersione, ovviamente, vado ad utilizzare questo bellissimo tonico di Kiehl's alla calendula. Lo utilizzo con un dischetto di cotone, lo tampono sul viso e subito la pelle è più morbida. Mi piace un casino. Poi vado a prendere questo bellissimo contorno occhi di Lierac. Questo è un contorno occhi dedicato principalmente a chi ha le occhiaie molto scure. Ha all'interno diversi peptidi, estratto di caffeina, eccetera, eccetera. Aloe, tipo una roba del genere. Comunque è bello unto, non è un contorno occhi secco, anche perché al suo interno non ha alcol denaturato. Ed è fantastico perché va veramente a schiarire le occhiaie. Ne basta davvero pochissimo, appunto perché è abbastanza unto, è abbastanza presente sul contorno occhi, ma anche pochissimo va veramente a, non dico cancellare le occhiaie perché queste sono, queste mi tengo, però fa veramente un ottimo lavoro. Penso che vi mostrerò su Instagram la differenza fra un occhio e l'altro con e senza questo contorno occhi, perché dovete veramente vedere il risultato. La prima volta che l'ho utilizzato sono rimasta veramente a bocca aperta. Bellissimo, soprattutto sotto il make-up è un validissimo aiutante, appunto, perché andare a togliere un pochino di occhiaie non può fare altro che aiutarci con i prodotti leggeri che andremo a mettere al di sopra. Poi sicuramente vado a prendere il mio amato acido ialuronico di The Ordinary. Credo che sia veramente l'acido ialuronico che preferisco perché è quello che si assorbe più facilmente rispetto a tanti altri che ho provato, tipo Venus oppure una ditta farmacologica svizzera di cui non ricordo il nome, ma che, di cui vi parlerò nel prossimo video fra i prodotti finiti. Comunque, provo veramente tanti acidi ialuronici perché mi piace l'acido ialuronico, lo trovo un ottimo alleato contro le rughe di espressione, un ottimo alleato per combattere i segni di invecchiamento. Lo so, ho 24 anni, ma è così, meglio prevenire che curare, ok? Comunque, vado a prendere questo acido ialuronico qui, che per me è fantastico, soprattutto in questo periodo, perché si assorbe super velocemente, non è appiccicoso, non è unto, non è grasso, non è pesante, quindi al mattino è fantastico. Poi vado a prendere un altro contorno occhi, questo è di Mula, che è il Cherry Charge Eye Awake. Ne prendo veramente pochissimo e lo vado a mettere sopra il primo contorno occhi per andare a dare una base, per andare a dare una base più lubrificata, più, non so come dire, meno secca per il correttore che andrò a mettere al di sopra, perché chi non mi conoscesse, ve lo dico, ma ve lo dico in ogni video, io ho il contorno occhi più secco del Sahara e non avendo ghiandole sebacee
sul contorno occhi, come tutti ovviamente, non vado a produrre sebo. Quindi anche se il resto del volto è unto, le occhiaie sono sempre secchissime. Quindi vado ad aiutare ancora di più la stesura del mio make-up con questo contorno occhi, che secondo me come base per il make-up è qualcosa di stupendo, perché fa sì che il correttore non entri nelle rughettine di espressione e il contorno occhi sia bello piallato e pronto appunto per i prodotti make-up. Poi vado a prendere la mia bellissima crema della Dermolab, l'Anti-Età Plus, crema giorno, viso e collo, effetto lifting anti-cedimento. Ripeto, sono fissata con le rughe, ok? Meglio prevenire che curare. È praticamente finita. In questo periodo ne uso veramente poca. Ah, tra l'altro ha un SPF di tipo 20, ok, ha un SPF 20, molto utile in questo periodo. E è quasi finita, ma in questo periodo dell'anno, con questo caldo appunto, vado a metterne veramente pochissima, tipo 4 puntini e basta, poi la vado a stendere, ottimo, ottimo alleato, anche perché si assorbe veramente velocemente. Poi vado a prendere il mio bellissimo e nuovissimo Tasty Peach Lip Oil di I Heart Revolution. L'ho provato, mi è piaciuto un casino, lo sto usando tutte le mattine prima di truccarmi per andare a lavoro. Infine utilizzo questa bellissima mist di Catrice, che è veramente bella. Ha al suo interno zenzero, caffeina e pantenolo, idratante ed energizzante. Perché non aggiungere un po' di tutto questo? E soprattutto, io la mista la metto dopo aver messo la crema idratante, ma sinceramente non ho idea se dovrei farlo prima della crema idratante o dopo, quindi nel caso, se ne sapete più di me, fatemelo sapere per favore, in modo tale che io non sbagli ancora. Ditemi se sto facendo bene o se invece dovrei metterlo prima della crema idratante, quindi se vi va scrivetelo qui sotto nei commenti e fatemi sapere. Poi passiamo alla skincare serale. Ovviamente vado a fare la mia detersione, solitamente doppia perché devo togliere tutto questo. Prendo come al solito il mio tonico, sempre questo di Kiehl's alla calendula, ma stavolta invece di metterlo su un dischetto di cotone e picchiettarlo, lo striscio per togliere eventuali residui di make-up, che fortunatamente non ci sono di solito perché la doppia detersione funziona bene. Poi, siccome è sera, vado a fare una skincare molto più strutturata, molto più pesante, molto più persistente sul mio viso. Deve durare tutta la notte, io mi devo svegliare con la pelle idratata. Quindi cosa vado a fare? Vado a prendere come prima cosa il mio contorno occhi. Questo è il contorno occhi di Kiehl's, il Creamy Eye Treatment with Avocado. Treatment. Comunque il trattamento occhi all'avocado, ok? Che si vede? Sto divorando. Okay. Mi piace tantissimo, veramente rende il contorno occhi super idratato e difatti non lo sto più utilizzando di giorno perché è addirittura troppo per il giorno, ma di sera è veramente una bomba. Adesso purtroppo, forse perché utilizzo correttori più idratanti, ma si spostano, quindi non posso utilizzarlo di mattina, ma sicuramente tornerò ad utilizzarlo di mattina anche quest'inverno sotto correttori più pesanti, perché è una bomba questo contorno occhi. Ma parliamo di adesso, ovvero la routine serale. Quindi questo correttore, questo contorno occhi lo utilizzo solo di sera. Poi prendo il mio bellissimo concentrato, questo è un booster al collagene di Phytorelax Laboratories, antirughe e rassodante, anche qui
Ce n'è pochissimo, non so se si vedrà mai. Lo sto adorando, mi piace un sacco, si stende benissimo ed essendo un booster è questo più che ci piace. Poi vado a prendere il mio adorato, meraviglioso, stupendo Midnight Recovery Concentrate di Kiehl's. Ragazzi, sto amando Kiehl's, ok? Mi dispiace se vedrete un sacco di prodotti Kiehl's, ma lo sto amando follemente. Questo è un siero notte super concentrato con tipo 12 oli essenziali all'interno. Sulla mia pelle fa miracoli. E fortunatamente sulla mia tipologia di pelle non è comedogena, perché molti mi hanno detto: ma sai, 12 oli essenziali va ad occludere i pori. Fortunatamente non su di me. Da questo prodotto io traggo solamente giovamento. Non ho, si può dire, non ho effetti collaterali, ma veramente solo cose positive da dire su questo siero. Ma non è finita qui. Sopra il siero io vado a mettere anche la crema idratante di Kiehl's, la Ultra Facial Cream, e anche questa la sto amando. Anche questa ne serve pochissima, vado a mettere anche qui quattro puntini sul rombo del mio viso e poi la spalmo. Bellissima, stupenda. Wow. Per ultima cosa, come ultimo step, vado a mettere questa crema notte per le labbra di Sephora. Sto finendo quella alla fragola e sto amando questa alla vaniglia. Non vedevo l'ora di provarla. Mi è piaciuta addirittura di più di quella alla fragola, semplicemente per l'odore che ha, ma l'inci è uguale. Cambia solo il profumo, appunto. Ed è meravigliosa, cioè la mettete alla sera, alla mattina, le vostre labbra sono morbidissime, veramente. Io che ho il naso spesso chiuso e respiro con la bocca, soprattutto quando dormo, cioè questo prodotto è un alleato, non potrei più vivere senza, così non mi si screpolano le labbra, che meraviglia. Bene ragazzi, quindi direi che per questo video è tutto. Io spero di rivedervi presto anche al prossimo e nel frattempo vi mando un grosso bacio.